Amici di Resport Satellite, le immagini che scorrono sui vostri teleschermi giungono dallo stadio di Via del Mare. Appena 15 giorni fa Lecce e Udinese dettero spettacolo in campionato con una partita che si concluse poi all'ultimo secondo con l'ampia vittoria, la vittoria dell'Udinese per 4-3. Davvero fu un pomeriggio, una giornata a suon di gol. Stavolta si ritrovano per la gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia e le premesse per assistere ad un bello spettacolo ci sono tutte anche stavolta, non è così? Lo chiedo ad Andrea Agostinelli che curerà il commento tecnico per noi. Tanto buon pomeriggio a tutti e insomma le tue parole credo siano quelle giuste, perché ci deve essere uno spettacolo in questa partita, perché ci sono sicuramente meno tensioni e soprattutto si incontrano due squadre che fanno dello spettacolo la loro arma migliore. E mentre aspettiamo da un momento all'altro l'ingresso in campo delle due formazioni, cogliamo l'occasione per dare uno sguardo alle formazioni delle squadre, iniziando da quella ospite dell'Udinese, che si schiera con Handanovic, Belleri, Cribari, Felipe, eccola qui, ha già come sono schierati in campo. Poi a centrocampo Pinzi, Pazienza, Muntari e Pieri, davanti giocano Di Michele, Fava e Di Natale, l'allenatore è Luciano Spalletti. Il Lecce risponde con un schema 3-4-3, in porta c'è Anania, poi in difesa a quattro uomini, vale a dire Cassetti, Diamutenè, Stovini e Abruzzese. A centrocampo Giacomazzi, Ledesma e Dallabona, davanti col numero 13 Babù, poi punta centrale Bojinov, a sinistra col numero 31 Pinardi. L'allenatore del Lecce è Zdenek Zeman. Possiamo anche dare uno sguardo rapido alle due panchine. Su quella del Lecce ci sono il secondo portiere siciliano, quindi Rullo, Eremenko, Vucinic, Silvestri, Paci e Bielanovic. Su quella dell'Udinese De Sanctis, Iaquinta, Sensini, Mauri, De Vaca e Goitom. Sono 17, come potete notare, i calciatori dell'Udinese. L'arbitro della partita è il signor Michele Cruciani, eccolo qui con il fischietto, 34 anni, nato a Cesena ma appartenente alla sezione AIA di Pesaro. Con lui collaborano Saglietti e Pirondini. Il quarto uomo è il signor Nicola Airoldi di Molfetta. Dunque squadre che hanno già raggiunto il campo, si stanno schierando. Abbiamo visto già il disegno tattico, che altro dire sull'atteggiamento delle due squadre, Agostinelli? Ma intanto ecco, sono proprio curioso di vedere il 3-4-3 dell'Udinese, perché sicuramente sarà tramutato in un 4-3-3, dunque a specchio contro Lecce, anche perché Lecce giocando con tre punte non credo che Spalletti vada a fare l'uno contro uno. E dunque Pieri, che sarà il giocatore più tattico loro, che sicuramente darà una mano più a centrocampo, questa volta credo si allineerà con i tre della difesa per contrastare le tre punte che sono Babù, Bojinov e Pinardi del Lecce. Per la telecronaca da bordo campo collabora con noi Marcello Favale, un saluto anche a te Marcello. Buongiorno a tutti. E in regia c'è Giancarlo Tomassetti. Allora, temperatura più o meno ideale per giocare al calcio, circa 13 gradi, giornata bella ma fredda. Come sono le condizioni del terreno di gioco, Favale? Sono ottime, in questo momento i due allenatori sono in piedi tutti e due, dopo l'alluvione delle scorse giornate che ha portato tante polemiche per la partita con la Juventus, credo che il campo sia in buone condizioni. E allora, sono partiti a te, Armando. Dunque è iniziata la partita con il Lecce nella sua caratteristica divisa giallorossa, attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, l'Udinese in divisa nera con bande bianche risponderà naturalmente attaccando da sinistra verso destra. Primo piano ora per il portiere del Lecce, Luca Anania, che non ha molto spazio in campionato, dunque una vetrina importante per lui questa Coppa Italia, Agostinelli. Beh sì, è vero che Zeman ha detto domenica si riposa, dunque è giusto far giocare quelli che ha sempre giocato, perché sicuramente avranno più qualità, però ripeto, è chiaro che per il portiere è un discorso un po' diverso, considerato che i dodicesimi in Italia giocano poco ed è giusto dare il cambio per vederli all'opera. Ecco, nelle intenzioni comunque della vigilia Zeman ha fatto sentire chiaramente di voler puntare a questa Coppa Italia, di voler andare avanti. Ma guarda, la Coppa Italia viene sempre snobbata, io sicuramente in questo turno dimostra questo, considerate gli spettatori, considerate tante cose, però quando già si arriva sui quarti di finale voglio vedere chi la snobberà. Intanto, ripeto, l'interesse del pubblico, considerato le tante, le forse, le troppe partite, è decisamente oltretutto in calo.
Stovini è andato a contendere questo pallone di testa, lo riconquista Di Michele per l'Udinese, ha provato l'appoggio su Pinzi, da questi all'indietro per Belleri, l'esterno di destra della difesa schierata da Spalletti. Si parlava di calciatori che non hanno grande presenza, spazio in campionato, abbiamo visto un attimo fa inquadrato anche Samir Handanovic, il ventenne portiere sloveno dell'Udinese, appunto, che ha possibilità di scendere in campo in questa Coppa Italia. Ora chiude bene la diagonale difensiva, si chiude dell'Udinese, che prova a ripartire ancora con il rinvio molto lungo di Cribari fino oltre la metà campo, dove svetta Stovini, ma ancora consegna palla all'Udinese. Subito riaperto il gioco dalla squadra friulana, Di Michele in posizione di ala destra, va all'uno contro uno con Abruzzese, poi preferisce andare per vie centrali. Di prima intenzione, una piccola incertezza della difesa del Lecce, ha avuto l'opportunità Pieri per la conclusione a rete, non era forse il piede che predilige, era sul destro. Direi anche grave incertezza, che gli sarebbe costata cara solamente se fosse arrivata sul piede giusto di Pieri. Ecco, c'è tra l'altro un tocco decisivo della difesa del Lecce, attenzione, quindi primo tiro dalla bandierina dell'Udinese, poi la conclusione con la sicura presa di Luca Anania, il 24enne portiere del Lecce. Questo è stato un calcio d'angolo in cui il Lecce fa sempre, già dagli scorsi anni, con Spalletti, e non riescono ancora a prendere delle contromisure, o sono magari poco concentrati, però credo che bisogna che, quando si vede una squadra giocare, se si devono intravedere certi schemi. Il rinvio di Pieri intercettato da Diamutene, che riscodella subito in avanti in direzione di Pinardi, poi il corto rinvio della difesa dell'Udinese, che può ripartire tutto di prima, il gioco della squadra friulana, ma riconquista già palla e la riperde l'Udinese all'altezza del centrocampo. Di Michele deve girarsi rapidamente, prova a mettere in movimento Pieri, che ha subito anche un'azione ostruzionistica di un avversario all'altezza del centrocampo, così che la può ripartire ancora il Lecce. All'altezza della tre quarti manovra la squadra pugliese, provato ad aprire il gioco in direzione di Pinardi, si accentra, sembrava voler cercare spazio per la battuta, poi il tentativo di cross di Dallabona intercettato e messo in calcio d'angolo. Si pareggia così il conto dei tiri dalla bandierina, primo piano per Luciano Spalletti. Come avevo previsto, già battuto l'angolo, il cross corto, prova a liberare la difesa dell'Udinese, una campanile alzato da Felipe, ancora la rimessa per il Lecce, se ne incarica Abruzzese, Pinardi, ancora Abruzzese, cerca il fondo per il cross fuori misura. Come avevo previsto, ecco, stavo dicendo che è costretta, anche se non è nella sua mentalità di una difesa a 4, l'Udinese, di andare a 4 per forza, perché Pieri è vero che viene su quando la squadra, la palla c'era la sua squadra, però è anche vero che è costretto ad allinearsi, perché essendo tre punte loro, giustamente credo che non sia giusto accettare l'uno contro uno. L'appoggio di Cribari su Ledesma, ancora di prima intenzione, questo pallone intercettato da Cassetti, che prova a far ripartire il Lecce. Subito il taglio in direzione di Božinov, fa buona guardia Cribari sull'uscita di Handanovic e consente così all'Udinese di recuperare palla e di ripartire. Controllo all'altezza del centrocampo di Di Natale, subito in verticale il pallone che intendeva mettere in movimento Fava. Azione fallosa di Fava, dunque si riparte con la punizione battuta dal Lecce. Cassetti. Sì, mi sembra che Lecce sia partito molto abbastanza bene, nel senso che è aggressivo come al solito, però l'Udinese ha giocatori di grande qualità, una bella partita, considerato che, ripeto, non so quanta concentrazione e determinazione ci sia in campo, però è una partita tecnicamente molto valida. Questo ottimo primo scorcio di stagione dell'Udinese ti sorprende oppure no, Andrea Agostinelli? Ma guarda, non mi sorprende per il valore dei giocatori e il valore dell'allenatore, che ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, ma mi sorprende il fatto che sembrava in un momento di crisi e poi ha avuto queste vittorie importanti di seguito. Però purtroppo, cioè, devo dire che, insomma, la sorpresa poi nel calcio ci sta sempre. Non pensavo, dopo il periodo negativo che ha avuto l'Udinese, che riuscisse a fare questo grandissimo esploit, è quello che sta facendo. Abruzzese, riescono a tenere palla in campo i giocatori del Lecce, subito cercata la profondità in direzione di Valery Božinov, è nettamente in anticipo Belleri e chiama al rinvio di Pietre Handanovic, di piede. Ancora Belleri in direzione di Cribari, ancora verso Belleri,
ora spazza via la difesa dell'Udinese, ma in una zona presidiata da giocatori in maglia giallorossa. Buono l'anticipo di Diamutenè e poi pallone catturato e messo a terra da abbiamo visto ancora da Babù. Ora messo in movimento Babù sulla destra, prova la velocità, ottimo lo spunto, poi il cross, pasticciano un po' Cribari e Handanovic e dunque libera l'Udinese. Muntari arrischia il dribbling sulla sua tre quarti, poi un passaggio corto ma ruba palla Di Natale. Di Natale prova la conclusione per sorprendere Anania. Ma come al solito abbiamo visto la difesa molto molto alta del Lecce. Mentre stiamo rivedendo la ottima incursione di Babù. Sì, ripeto, questa è una delle caratteristiche, un taglio dentro di Babù, un giocatore molto veloce e tecnicamente dotato. Ripeto, il Lecce sta giocando come al solito con la difesa molto alta. È chiaro che giocando così alto per forza il portiere deve stare qualche metro fuori dalla sua porta. Certo, dunque Di Natale ha cercato il colpo a sorpresa, cosa che fanno molto quando si incontrano le squadre di Zeman. Sì. Sì, Marcello Favale. Sì, volevo dirti che Spalletti è già in piedi naturalmente dal primo minuto a chiedere al suo centrocampo di accorciare le distanze, di mantenere la squadra abbastanza corta e di essere più aggressivi. È sempre un rischio lasciare spazio alle squadre di Zeman. Ma soprattutto, ripeto, prendere il pallino in mano, se ce l'hanno le squadre di Zeman diventano pericolosissime. Avere invece il possesso palla tu rischi di metterle in grave difficoltà, considerate le difficoltà che ha in fase difensiva uno schieramento del genere. Si rialza dalla Bona, ha subito un colpo fortuito qualche istante fa, eccolo qui lo scontro sicuramente casuale con Belleri, è rimasto colpito al volto il centrocampista del Lecce che poi però recupera la sua posizione. Ecco qui lo Spalletti di cui ci parlava Marcello Favale, perennemente in piedi a seguire così la partita dei suoi. Sulle maine Diamutenè, uno dei centrali del Lecce, preferisce l'appoggio comodo. Poi Božinov, buono il controllo del centravanti bulgaro del Lecce. Abruzzese in libera uscita, si allunga il pallone, consente il rinvio a Pazienza. Di nuovo torna in possesso di palla il Lecce. L'appoggio ancora e Babù si fa rubar palla da Felipe e dunque può ripartire ora con Di Natale. L'Udinese aspetta un compagno col quale giocare, alla fine lo individua in Pinzi, il suo capitano. Pinzi, il suo cross, buca di Amutenè e dall'altra parte anche Fava, che evidentemente non si aspettava un regalo del genere. Mi sembra anche di vedere che ci sia un terreno non perfettamente a posto, non so se i grandi acquazzoni temporali praticamente dei giorni scorsi abbiano dato dei problemi. Anche qui si è visto un controllo veramente sbagliato e insomma a vedere mi sembra un campo un po' spelacchiato, non idoneo per una partita tecnicamente molto importante, non in condizioni ideali. Anticipato Pinardi, poi dalla Bona non ce la fa di intercettare palla Di Michele, contrastato molto bene, ma ruba palla di nuovo Pinzi per l'Udinese. Si propone Pieri ma preferisce l'appoggio corto, eccolo qui il passaggio per Mirko Pieri, libera uscita sulla sinistra, buono l'anticipo di Cassetti su di lui e il appoggio corto su Babù. Come si è visto, Babù in difficoltà sull'avanzata di Pieri, però è anche vero che quando Pieri avanza viene sicuramente recuperato da un suo compagno di squadra, perché nelle ripartenze poi Lecce. Occhio a questo scontro fra Božinov, eccolo qui il calcio di rigore, l'uscita di Handanovic fuori tempo, ottimo il taglio. Božinov si propone, detta il taglio a Dalla Bona, mette palla in avanti Dalla Bona, calcio di rigore. Tutto questo quando siamo al decimo minuto di gioco del primo tempo, dunque calcio di rigore per il Lecce. Abbiamo visto il netto classica del Lecce con il taglio in mezzo alla linea dei due difensori centrali, e se in questo momento se si dà la palla al tempo giusto e non sanno scalare bene i due difensori centrali, uno a coprire e uno a marcare, si va nei grossi difficoltà, considerata la velocità e la tecnica di Bocino. Cristian Daniel Ledesma sul pallone contro Samir Handanovic, seguiamo in silenzio il tentativo di trasformazione del Lecce. Rete 1-0 dunque per il Lecce quando siamo all'undicesimo del primo tempo. Rigore tirato in modo spettacolare, preciso, palla alta. La palla più facile per il portiere è quella a mezz'aria, non quella rasoterra e tantomeno questa all'incrocio dei pali come l'ha stata messa. Dunque bravissimo questo rigore. 1-0, Ledesma che aveva già segnato una rete nel corso di questa Coppa Italia. Dunque secondo gol per il centrocampista argentino
del Lecce. Ledesma è nato a Buenos Aires 22 anni fa, è alto 1,80 m, pesa 78 kg ed è la sua quarta stagione con la maglia del Lecce. Dunque al dodicesimo 1-0. Anche un, posso dire che sicuramente sì, può essere un giocatore mercato, non solo Ibogino, perché Ledesma è un giocatore importante, seguito anche da squadre importanti di Serie A. Eh sì, ci sono parecchi ragazzi del Lecce che hanno attirato l'attenzione degli operatori di mercato, ma Zeman ha detto di non essere neanche preoccupato da queste voci, sa insomma che con i suoi ragazzi è così. Sì, fa male. L'ultima notizia è che Corvino ha detto che la proposta di Abramovic del Chelsea di 12 milioni di euro per Bojinov non sì, è mai arrivata alla società, e quindi non se ne parla assolutamente, perché Bojinov lasci Lecce almeno per adesso. Un fallo commesso da Muntari, punizione a favore del Lecce, siamo all'altezza del centrocampo, ha subito fallo Guillermo Suarez Giacomazzi. Dalla Bona ha dato lui l'assist a Bojinov sull'azione che ha causato il rigore a favore del Lecce. Poi c'è questo buono intervento in anticipo di Lorenzo Stovini, fallo laterale a favore dell'Udinese. Per farvi capire un attimino la disposizione del Lecce, avete visto Stovini che era il giocatore centrale, è andato ad aggredire 20 metri al di là del centrocampo, dunque è altissima la difesa, si corrono dei rischi, però è vero anche che si recuperano molti palloni. Qui c'è sempre il solito discorso della coperta, che è corta. Corta, se tu vuoi assolutamente cercare una squadra di grande gioco come Lecce, purtroppo devi rischiare qualcosa. Intanto abbiamo rivisto, abbiamo apprezzato ancora una volta questo replay che ci propone Giancarlo Tomassetti della ottima trasformazione di Ledesma, che ha messo palla all'incrocio dei pali, niente da fare per Handanovic, questa è la rete che consente finora al Lecce di condurre sull'Udinese in una gara valida quale andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. Dalla Bona, Pinardi va all'uno contro uno, poi preferisce invece andare per vie centrali e mettere in movimento Babù, la finta di Babù molto buona, si inserisce Cassetti, va stavolta lui all'uno contro uno, non ha spazio per il cross, una serie di rimpalli, poi riesce a mettere in mezzo il pallone, a volo la girata di Bojinov, il salvataggio di Handanovic, ancora si accende una mischia gigantesca, gioco fermato, ora c'è anche una piccola polemica fra i difensori dell'Udinese e Bojinov, ma Bojinov ha protestato sulla prima conclusione perché riteneva, eccola, rivediamo, opportuno il replay, riteneva fosse già dentro il pallone. Grande parata del portiere Handanovic, che ha salvato letteralmente il 2-0. Potrei anche dire che ci si è un po' mangiato anche Bojinov, però insomma qui c'è sta anche la prudenza del portiere, piuttosto dormita dei due difensori centrali. L'Udinese è un po' in bambola in questa frazione di gioco. Dalla Bona carica al sinistro, intercettata la sua conclusione, calcio d'angolo, applausi dello scarso pubblico. Stiamo rivedendo ancora da un'altra angolazione, è difficile stabilire se fosse gol o meno, poi si è accesa questa mischia. Non mi sembra proprio gol, la palla, ricordiamo, deve interamente superare la linea della porta. Secondo tiro dalla bandierina per il Lecce, la girata ancora di Cassetti e la gran parata di Handanovic. Non vorrei che l'Udinese sia rimasto un po' troppo a Udine, ancora deve venire a Lecce, perché ancora mi sembra manchi un po' di cattiveria e concentrazione, se no non si possono sempre prendere queste azioni pericolose. Ho visto l'ottima girata di Cassetti e poi il salvataggio in calcio d'angolo di Handanovic, ora un fallo sul portiere dell'Udinese che sta soffrendo parecchio. Sì, no, la cosa che ti fa pensare che insomma è andato in vantaggio meritatamente Lecce, invece di una reazione emotiva da parte della squadra udinese, sembra che sia Lecce a menare la danza, questa non è una cosa molto giusta. Molto Marcello Favale, com'è l'umore ad ora sulla panchina friulana? Beh, sulla panchina friulana, sono proprio dietro la panchina friulana, e Spalletti ha detto ora a uno dei suoi uomini in mezzo, credo che fosse Pinzi, pensa a giocare, evidentemente stavano parlando, vorrebbe un attimo più di attenzione in più e di aggressività maggiore, secondo quanto dice Spalletti dalla panchina, che è sempre in piedi. Ora Stovini ha alzato questo campanile per liberare la sua area, poi dalla Bona una gomitata fortuita a Pinzi, riparte dalla Bona e poi correttamente mette palla in fallo laterale per consentire i soccorsi al centrocampista dell'Udinese. Eccolo qui Spalletti, vediamo gridare a disposizione ai suoi. Ecco l'intervento di Dalla Bona che poi dà una gomitata. Assolutamente involontaria, e molto sportivo il gesto di Dalla Bona di buttare via la palla, comunque non è successo assolutamente nulla di grave.
Per quanto riguarda il Lecce, prima si stava parlando di Bocino, io sono molto contento che il Lecce possa pensare di non vendere questo giocatore, ma piuttosto bisognerebbe veramente oramai fare dei complimenti a questa società che da diversi anni oramai a livello giovanile riesce a tirare fuori dei ragazzi in casa e scovandoli da svariate parti del mondo in una maniera straordinaria. E fa anche dei grandi risultati, dunque voglio dire, mi sembra l'avanguardia diventata questa società. Io l'ho conosciuta quando giocava a calcio ed era già un'ottima società, ma mi sembra veramente migliorata, è una società veramente da modello per tanta società in Italia. Pallone appoggiato di prima intenzione in direzione di Di Natale, Diamutene in vantaggio, poi non vuole rischiare nulla e mette in fallo laterale il difensore pugliese. Ora Di Natale raggiunto dalla rimessa in gioco, l'appoggio corto in direzione di Pieri, due uomini su di lui, Pieri riesce ad andare via ma poi subisce il raddoppio di marcatura e perde palla. Diamutene ora si avventura in un dribbling, appoggia su Cassetti, il rinvio dell'esterno di destra della difesa leccese intercettato da Muntari. Poi pallone subito scodellato in mezzo ancora a Diamutene al rinvio, ma in una zona dove c'è Cribari. Appoggio in direzione di Belleri, da questi a Felipe, ancora all'indietro verso Samir Handanovic, il portiere dell'Udinese che va al potente rinvio ben oltre la metà campo. Fava lascia sfilare il pallone ma viene anticipato da Stovini. Poi Pinzi, completamente ristabilito dopo la gomitata, l'intervento di Dallabona molto deciso. Il fischio dell'arbitro, punizione a favore dell'Udinese. Ricordiamoci che Dallabona è nato in Italia, ha giocato in Italia, ma è un po' di estrazione inglese, è stato diverse annate in Inghilterra e anche da questo intervento tutto sommato si può capire la sua determinazione e cattiveria. Sì, è stato 4 anni al Chelsea, ora esatto. Prova a mettere in movimento il contropiede, Lecce a vuoto, Babù anticipato da Belleri, commette fallo il calciatore del Lecce. E dunque si riparte con la punizione a favore dell'Udinese. Grande lavoro del Lecce con il settore giovanile negli ultimi anni. Ma infatti, a parte i risultati che sono stati straordinari, campioni d'Italia, arrivano in finale. Ragazzi trapiantati in prima squadra. Trapiantati in prima squadra, ed è questo il grande Bocino, la grandezza di questa società. Bullo in panchina oggi. Insomma, voglio dire, trovare dei campioncini in casa non è da tutti. E il Lecce, una volta si parlava molto di Torino, di Atalanta, adesso il Lecce da qualche anno credo abbia raggiunto livelli importanti sotto questo profilo, certo. Giacomazzi all'uno contro uno con Muntari è costretto a indietreggiare ma mantiene possesso di palla per il Lecce. Ancora Babù lotta, subisce fallo da Cribari, quindi punizione a favore del Lecce, protesta il difensore dell'Udinese. Già battuta la punizione a favore della squadra pugliese, subito un cross. Questa volta il morbido, famoso taglio di Zeman non è stato fatto. Mi immagino che Zeman qualche cosa possa dire dalla panchina perché non è partita al momento giusto. Pinardi, Stovini, Muntari, un dribbling per lui, poi l'appoggio breve su Di Natale. Di Natale ancora un pallone di ritorno per Di Michele, debole la conclusione di Michele, anche centrale, nessun problema per Anania. Ma l'Udinese per me deve cercare di mandare nell'uno contro uno i suoi portatori di palla più pericolosi, che sono praticamente Di Natale e Di Michele, e cercare poi magari di mettere in mezzo palle per Fava, che come tutti sappiamo in area di rigore è veramente un giocatore di grande importanza. Pinzi intendeva servire Di Michele, niente da fare, non si è chiusa la combinazione Freddu. Riparte Pinardi ora in posizione centrale rispetto a quella assunta inizialmente. Il fallo lo ha commesso Pazienza, quindi c'è il calcio di punizione per il Lecce. Rivediamo l'intervento scorretto di Michele Pazienza ai danni di Pinardi. Dallabona, arriva ancora Pinardi, ha recuperato la sua posizione a sinistra, è piuttosto arretrato il cross, Muntari può controllare tranquillamente e ripartire mettendo in movimento il suo capitano Pinzi. Ancora Muntari ma non si intende con Fava, parecchie maglie giallorosse all'altezza del centrocampo, Pinardi e poi Abruzzese è ancora in direzione di Pinardi che subisce fallo. Questo intervento di Pinzi mi è sembrato un attimino una rimessa, invece, intervento dalla un po'
dalla buona, ma in una zona dove c'è l'anticipo di Cribari. Stavo dicendo, un intervento un po' deciso, quasi arrabbiato, per far capire un po' la squadra che bisogna reagire, perché in questo momento c'è solo Lecce in campo ed è giusto reagire dopo uno svantaggio. Bocinov, di prima intenzione, tendeva a servire Pinardi, fa buona guardia Belleri, accompagna il pallone sul fondo del campo, non c'è animosità fra Pinardi e Belleri. Eccolo qua il primo piano di Alex Pinardi. Si riparte dunque con la punizione a favore del Lecce. Quando sono ormai quasi 22 minuti nel primo tempo, il Lecce è in vantaggio per 1-0. Il gol lo ha realizzato Ledesma al 12esimo, trasformando un calcio di rigore concesso per un netto fallo di Handanovic su Bocinov. Particolarmente nutrita la presenza straniera in campo. Sì, Agostinelli, ormai siamo una costante. Prima pensavamo solo delle grandi squadre, adesso anche delle più piccole. Comunque Di Michele? Di Michele addomestica un pallone, ma poi lo perde, glielo ruba il numero 2 del Lecce. Non voglio vediamo questa azione. Seguiamo Pinardi. Pinardi, raddoppio di marcatura con fallo secondo l'arbitro. Protesta, pazienza. Non voglio trovare degli alibi per gli attaccanti dell'Udinese, che sono tecnicamente molto validi, ma credo che mi ha dato l'idea già in questi primi minuti che il terreno non favorisca i guizzi di Michele e le giocate di Di Natale. Posizione centrale, 20-25 metri dalla porta di Handanovic, dunque un buon tiratore, da lì può far male Agostinelli. Beh, lui fa male da tante posizioni, mi pare ovvio che questa sia una posizione particolarmente importante per lui. La distanza è tale, è molto, perché saranno sui 25 metri sicuramente, però vediamo questo ventenne sloveno se farà il miracolo. Vediamo la conclusione di Bocinov, si alza la bandiera, intercetta, ma poi lascia lì, va un attimo di incertezza di Babù, e può liberare la difesa dell'Udinese. Ancora il Lecce torna in possesso di palla, abruzzese Pinardi. Subito l'appoggio di Ledesma, eccolo qui il taglio in direzione di Babù, anticipato da Pieri in calcio d'angolo. Sì, le danze le sta facendo come al solito il Lecce, la reazione dell'Udinese sempre imperturbabile, è sporadica. Però sì. Zeman, 4-1 il conto dei calci d'angolo, come ci ricorda la scritta in sovrimpressione dalla bandierina. Anderson de Oliveira Babù, tranquilla e felice l'uscita di Handanovic. Ma per adesso si sta comportando bene questo esordiente ventenne sloveno Handanovic, ha fatto una grandissima parata, mi sembra abbastanza sicuro come portiere, ma chiaramente De Santis è una sicurezza, è un'altra cosa, però fa bene questa esperienza per questi ragazzi molto giovani. 20 anni giocare in Serie A in Italia non è da importa, non è da tutti. Non si chiude ancora una volta la combinazione fra gli attaccanti dell'Udinese, riparte il Lecce sempre a fare gioco. Valery Bocinov subisce un colpo, ma non c'è fallo secondo l'arbitro, allora si prosegue. Lascia sfilare il pallone Di Michele. Muntari, Di Michele subito va a cercare Di Natale di prima intenzione, ma il suggerimento è troppo lungo. Troppo centrale l'attacco dell'Udinese, non riescono a sfruttare mai gli inserimenti di Pinze sugli esterni e soprattutto dall'altra parte di Pieri. Centralmente si fa più fatica ad andare e si sta chiudendo molto bene il Lecce. Bocinov, dalla buona, lo sostiene. In mezzo Ledesma, intanto il taglio proposto sulla destra da Cassetti anticipato, si chiude bene e prova a ripartire ora l'Udinese. Lancio lunghissimo, mentre si alza la bandierina a segnalare la posizione di fuorigioco, dunque si riparte con la punizione. Questa tutto sommato è una giocata intelligente, considerata la difesa alta, questi cambi di campo dalla parte opposta con gli inserimenti di Michele e Di Natale in velocità, credo siano un'arma importante per superare la difesa del Lecce, però chiaramente ci vuole un po' più di precisione, questa era una palla troppo lunga e soprattutto cercare di non andare in fuorigioco partendo prima. Diamutene Ledesma, Diamutene. Vedete che c'è poca aggressione da parte dei centrocampisti, cioè i giocatori del Lecce fanno troppo, cioè, sembra una partita in cui è l'Udinese che sta vincendo e il Lecce che sta perdendo, li aspetta. Ci vuole un attimino un po' più di intraprendenza, eh. Ecco, vedete che già stanno riprovando queste palle, ma cercando di mandare nell'uno contro uno giustamente giocatori importanti come Di Michele e come Di Natale. Dalla buona
Subito il taglio profondo in direzione di Božinov, fa buona guardia, come suol dirsi in questi casi, Kribari. Handanović va ancora a scambiare col suo centrale difensivo, c'è anche Belleri. Kribari preferisce la battuta lunga, aveva spizzato appena Fava. Ancora Belleri e poi Pinzi dalla buona, subito non gli concede spazio. Palanza, sì, Favale. Il duello più interessante finora sembra proprio quello della buona Pinzi, perché la buona non gli sta cogendo molto spazio a Pinzi, e questo sta limitando le azioni anche le azioni dell'Udinese, che passano tutte da Pinzi. Troppo profondo questo taglio col quale il Lecce intendeva mettere Božinov davanti alla porta, buona l'uscita tempestiva di Handanović. Ecco, si vede la differenza, vedete come sono alti, come i giocatori del Lecce vanno a caccia della palla pur essendo in vantaggio. Quello che sta mancando in questo momento all'Udinese, che mi sembra un attimino un po' troppo serena, diciamo, per una partita di calcio importante, ecco, diciamo così. Kribari lega la palla a Cassetti, da questi a Ledesma. Di prima intenzione Giacomazzi, ha provato a girare per mettere in movimento Božinov, ha intercettato Kribari. Rilancio di Belleri, di Michele, arpiona e subito gira in direzione di Natale, ma chiude benissimo Cassetti e chiama al rinvio Anania. Una cosa che non vedo da parte dell'Udinese è appoggiarsi su Fava per prendere la sponda e mandare dentro i velocisti degli esterni. Ancora Fava non è mai entrato in gioco. Non so adesso, ma sai, se anche lui si fa vedere poco, però cercare di verticalizzare sulla punta centrale. Attenzione al passaggio sbagliato, messo in movimento di Michele, poi Diamutene chiude sul passaggio di Michele. Opportunità sfumata come per al solito, come al solito i passaggi laterali sono molto molto pericolosi in qualsiasi tipo di campo, specialmente in questo molto irregolare. Dalla buona Pinardi, ancora dalla buona, stavolta è lui in posizione di ala sinistra, va al dribbling, ancora la conclusione, rete, grande azione personale di Dallabona al 29esimo, il raddoppio del Lecce. Questo è un grande gol, però vorrei vedere quel giocatore dell'Udinese che invece di rincorrere l'ha lasciata andare. Segno come al solito quando succedono queste cose di poca cattiveria e poca concentrazione. No, questa era prima, perché in questo momento chiaramente Pinzi ha paura di fare fallo, poi ha trovato un jolly incredibile, un gol da mettere sicuramente nei primi 10 del campionato italiano di quest'anno, ve lo assicuro. Però se guardate bene l'azione di prima, proprio c'è stata una facilità di andar via senza che nessun giocatore dell'Udinese potesse intervenire, e purtroppo poi le paghi. Gran numero di Dallabona e al 29esimo raddoppia il Lecce, 2-0 a questo punto. Le reazioni sulle due panchine, Favale? Zeman impassibile, come sempre. Come sempre, non si è spostato di un millimetro, mentre Spalletti è rientrato appoggiandosi alla sua panchina sconsolato. Andrea, ma questa imperturbabilità di Zeman non è costruita, perché lui è proprio così? Ma lui è stato sempre così, non vedo perché bisogna pensare che sia costruito, qualcuno possa pensare. Ecco, si è alzato adesso Zeman per rimproverare i suoi giocatori, naturalmente, certo, è fatto così. No, va bene, è una mentalità, mi piace molto, è una mentalità giusta, piuttosto, ripeto, fino adesso, mi dispiace dirlo, una sola squadra in campo, poca consistenza e poca voglia. Occhio, perché c'è un'altra opportunità per il Lecce con la chiusura in diagonale di Felipe. Ancora un calcio d'angolo. Credo che Spalletti si farà sentire negli spogliatoi. Quinto tiro dalla bandierina. Non piace mai a nessuno. Eccolo qui il gol del 3-0 per il Lecce. Božinov alla mezz'ora, incredibile. Ennesima dormita della difesa dell'Udinese, 3-0 al 31esimo. Guardatevi il gol, se adesso lo vedrete di nuovo. Sì, sono solo a centro area. Con molta serenità si prendono questi gol. Insomma, il calcio dimostra che tu, quando giochi, se ti manca un po' di cattiveria, prendi gol sempre e comunque. Non ci sono problemi da qualunque squadra. Non ci sono i tre gol di differenza, oggi ci sono, ma non ci sono i tre gol di differenza tra Lecce e Udinese come potrebbero essere delle squadre. Qui in mezz'ora si sono presi tre gol, significa che bravi quelli del Lecce, ma molto molto demerito anche da parte dell'Udinese,
che veramente ancora è rimasta, credo, a Udine. Sì, e in questa prima mezz'ora bisogna dire che il Lecce si sta prendendo quella piccola vendetta sportiva di cui si parlava prima, dopo il 3-4 in campionato, Agostinelli. Ah sì, è chiaro, il campionato è un'altra cosa, però chiaramente Spalletti baratterà sicuramente molto volentieri il risultato del campionato, però credo che insomma ci voglia anche un attimino un po' di cattiveria in più, insomma, di amor proprio, no? I giocatori, insomma, tre gol in mezz'ora, più altre azioni da gol, senza mai tirare in porta, mi pare l'Udinese, insomma. Božinov ha realizzato così il suo secondo gol in Coppa Italia, appunto nel corso di questa stagione di Coppa Italia. Dall'Abona invece in tutta la manifestazione appunto della Coppa Italia italiana ha realizzato una rete, questo suo appunto è il secondo gol. Il cross di Pinzi, esce Anania, Stovini e poi alza questo campanile abruzzese e dunque Anania va a recuperare il pallone, qualche lampo di Udinese che però sembra ancora non aver assorbito del tutto le tre sberle subite in rapida successione. No, ma poi l'unica la cosa che devo dire è che se tu aspetti che Lecce si fermi o che non moderi l'intensità, eccolo ancora un passaggio buono per Božinov, buono, ottimo l'intervento di Handanović in due tempi, ancora un'opportunità di Giacomazzi per il Lecce, perplesso giustamente Spalletti. Se pensiamo che il migliore in campo dell'Udinese è il portiere, ha preso tre gol in mezz'ora, la diciamo tutta di questa partita. Dunque, certo. Quello che volevo dire prima è l'Udinese che deve crescere, perché se si aspetta che si accontenti il Lecce, allora stanno freschi i giocatori dell'Udinese. O crescono, oppure può essere un bruttissimo pomeriggio oggi per la squadra friuliana. Di Michele. Si propone Pieri e riceve, puntuale l'inserimento dell'esterno di sinistra, cerca il fondo, riesce ad effettuare il cross, pallone sul fondo, c'è una deviazione, calcio d'angolo a favore dell'Udinese. Primo piano per Mirko Pieri, l'abbiamo visto inquadrato, 26 anni di Grosseto, di Natale sul pallone per calciare questo secondo tiro dalla bandierina a favore dell'Udinese, come ci ricordava la sovrimpressione, Lecce ne ha calciati 5, filtra il pallone, c'è ancora un tocco di un difensore del Lecce, dunque ancora un tiro dalla bandierina a favore dell'Udinese. Quando siamo al 34esimo abbiamo visto anche inquadrata una sparuta rappresentanza di tifosi dell'Udinese al seguito. Si ostacolano e c'è il tocco sì, finale con il gol dell'Udinese, tutto questo al 34esimo. Cribari in libera uscita, riuscito a lui a dare il colpo decisivo per il gol del 3-1. Ancora una volta, calcio d'angolo battuto nel modo che lo batte l'Udinese, nessuno ci ha messo una pezza, nel senso che è andata ad aggredire prima, errore, e l'errore ti porta spesso e volentieri a questo, a un gol che riapre un po' il gioco. Palanza, Zeman, sguardi di fuoco nei confronti dei suoi giocatori, mentre Spalletti aveva proprio detto questo, giocate su Mirko che sarebbe Pieri, perché è quello più libero. Ma sicuramente più libero, perché Babu fa difficoltà a seguirlo e deve sempre uscire il difensore di destra. Vediamo questa azione. E ancora un cross con un colpo di testa alto di Giacomazzi, ha fatto valere la sua struttura fisica, alto 1,87 m il centrocampista uruguayo. Capisco lo sguardo che stava dicendo prima di Zeman, ma è ovvio che quando si battono due calci d'angolo e il primo tu subisci uno schema da parte della squadra avversaria, tu lo sai, e lo subisci di nuovo, vuol dire che probabilmente la tua squadra non è stata concentrata, dato che oltretutto l'avevano fatto 10 minuti prima e ci hai preso gol, un gol che vale tantissimo, considerato che fuori casa questi gol in Coppa valgono doppi. 3-1 dunque, partita che si riapre, torna, almeno resta agganciato al carro del risultato. L'Udinese era sotto di 3 gol, importante è stato realizzare questo 3-1 per la squadra friulana. Ora ancora rimesso in movimento Di Michele, subito in mezzo di Natale, in direzione di Di Michele. Di Natale ancora lui, l'appoggio corto per Muntari, in mezzo Di Michele, un controllo difficoltoso, va al recupero e al rinvio Anania. Lancio di Dallabona in posizione di esterno di sinistra, Belleri, Muntari, Belleri ancora. Pinzi puntuale all'inserimento sulla destra, il suo cross è corto, alza
Stuvini. Sembra che l'Udinese abbia alzato il suo baricentro e anche un po' più di morale, riescono ad anticipare di più, a correre di più, ad essere, vedete, un po' più aggressivi. E è chiaro che poi il match ritorna ad essere equilibrato e non come nella prima mezz'ora. Cribari rischia un po', poi appoggia corto su Manuel Belleri. Belleri, intercettato il suo lancio da Ledesma. Ora Belleri torna in possesso della palla per l'Udinese, preferisce chiamare al rinvio di piede Samir Handanovic. È lunga la battuta del portiere sloveno dell'Udinese. Dalla Bona, subito l'assalto di Pinzi, l'ultimo a toccare è Pinzi, dunque si riparte con una rimessa a favore del Lecce, se ne carica lo stesso Dalla Bona. Finisce a terra Abruzzese nel contrasto con Muntari e guadagna così un calcio di punizione a favore del Lecce. Primo piano intanto per Michele Cruciani, il 34enne arbitro di questa partita. Con lui collaborano Saglietti e Pirondini, il quarto uomo è Airoldi. Verso Babù il suo suggerimento, ma c'è stato l'ottimo anticipo di Pieri, poi pallone ribadito sul fondo, si riparte dunque con la rimessa a favore dell'Udinese. L'Udinese adesso credo che abbia ritrovato un po' di morale, sa che comunque il gol lo può sempre fare perché ha dei giocatori importanti e soprattutto anche un modulo di gioco che Lecce permetterà sicuramente altre azioni da gol per loro. Però devono salire, come hanno fatto in questi ultimi 5 minuti, a aggredire più alti e non essere passivi come nella prima mezz'ora. Cassetti, Dalla Bona, Bojinov, ha girato in direzione di Pinardi. Pinardi, Dalla Bona, ora per vie centrali, il taglio buono in direzione di Abruzzese che ha un tocco cortissimo. Ancora una grande azione del Lecce. Stupenda l'azione del Lecce, poca convinzione, ecco, un grande taglio. Tocco di Pinardi, sì. Arriva Abruzzese. Non il suo piede, ma per un tocco così non serviva che fosse un sinistro e non fosse un destro. Bastava poco, è stato veramente un errore clamoroso, perché questa era una palla gol straordinaria. Sì, grande sì. Azione del Lecce però, bellissima. Squadra che gioca molto bene. Pinardi, Dalla Bona, gli tocca palla e la mette in fallo laterale il capitano del Udinese, Giampiero Pinzi. La rimessa, eccolo qui Abruzzese, il giocatore che ha mancato il tocco decisivo nell'azione precedente. Ancora Abruzzese. Poi si fa intercettare il passaggio Ledesma. Non ce la fa poi a tenere il pallone in campo il centrocampista argentino, dunque rimessa a favore dell'Udinese. Muntari. Ottimo l'anticipo di Cassetti, Babù. E poi però chiude bene Pazienza e mette subito i movimenti Pieri. Pazienza perde un istante, poteva essere fatale. Muntari, Belleri e Felipe. Queste azioni dell'Udinese che poteva verticalizzare prima, credo che Spalletti si sia un po' arrabbiato, perché quando a palla libera bisogna subito verticalizzare con una squadra come Lecce. Le palle orizzontali, attenzione. Occhio intanto a questo passaggio, grande recupero di Diamutene su Fava, messo in movimento da una serie di combinazioni sulla tre quarti. Fava stava per dare il colpo decisivo, è arrivato all'anticipo invece Diamutene a spazzare in calcio d'angolo. C'è il quarto tiro dalla bandierina a favore dell'Udinese. Vediamo questo, poi riprendo un discorso interessante che stavo facendo. Vediamo questa azione di Natale, dunque dalla bandierina, è lungo fino oltre il secondo palo, pallone rimesso in mezzo, manca la deviazione Favaro e Fava, e allora arriva a mettere di nuovo in calcio d'angolo Stovini e si pareggia così il conto dei tiri dalla bandierina. Ora siamo 5-5. Pericolo per continuano i problemi per la difesa del Lecce sui calci d'angolo. Sì, subisce parecchio su queste palle inattive. Il cross, pallone che filtra ancora, poi deve spazzar via Giacomazzi proprio all'altezza del primo piano. Volevo dire una cosa interessante prima, vedendo, perché sicuramente Spalletti si è arrabbiato un po' con i propri giocatori per questo gioco orizzontale. Giocare orizzontale con il Lecce è dare loro dei punti, nel senso che
loro pressano molto il portatore di palla, ti rubano palla, fanno un'azione pericolosissima. Con il Lecce devi verticalizzare e poi seguire l'azione, e invece nell'azione di prima ancora un taglio interessante, il controllo e la girata stavolta sul fondo per Pinzi, ma ancora molto pericolosa la squadra di casa, Pinardi naturalmente. Eccolo qui, rivediamo la girata di sinistro di Pinardi che non trova lo specchio della porta. Sì, ogni volta che viene avanti è un'azione pericolosa, però comunque l'Udinese sembra ritornato un po' in partita e ripeto, se continueranno a giocare lateralmente per Lecce ci sarà una partita molto più semplice, se verticalizzerà l'Udinese può anche ribaltare il risultato. Si ripropone ancora in avanti l'Udinese, questo cross di Michele è anticipato al momento della deviazione da Abruzzese, prova ad andar via nell'uno contro uno di Michele, costretto a indietreggiare, molto abile in questi movimenti di Michele, ma intercetta il difensore del Lecce, poi dalla buona e quindi in direzione di Pinardi che subisce fallo, punizione a favore del Lecce già battuta, si ripropone dunque la squadra pugliese che è in vantaggio per 3-1 quando siamo al 42esimo del primo tempo. Subito pallone in mezzo Bojinov, il controllo su Cribari che si aiuta con un braccio, se ne accorge l'arbitro, punizione da posizione centralissima, Emilson Sanchez Cribari, rivediamo, eccolo lì il tocco con un braccio, Bojinov era andato via e dunque ha rischiato molto, ha rischiato molto anche provvedimenti disciplinari, non è stato ammonito il difensore Cribari, sai, era un mano, mi sembrava intenzionale. Eh sì, anche a me. Anche qui, se voi avete visto l'azione di Cassetti sulla destra, è partita, ha fatto 30 metri con la palla al piede, poi ha messo questo bel traversone per Bojino che è andato nell'uno contro uno ed è stato pericoloso. Il problema non è stato nell'uno contro uno di Bojino con Cribari, che lo può sicuramente superare, il problema è che bisogna interrompere l'azione prima. Cassetti, come prima della buona, quando ha fatto il grande gol, è partito, ecco, a nessuno praticamente. Qui l'ammonizione ci sta tutta. Eh sì, ci sta e anche rischiosissima perché era proprio sulla linea dell'area di rigore. Seguiamo questa trasformazione del calcio di punizione da Lecce, posizione favorevolissima, 3-4 uomini in maglia giallorossa, c'è anche Ledesma, l'autore della rete che ha sbloccato il risultato, c'è Cassetti col numero 77, forse si vuole provare la conclusione di forza, parte proprio Cassetti in curva. Questa è stata veramente, quantomeno tiriamola sulla barriera o facciamola parare al portiere, ma tirarla alta da quella posizione è veramente una palla persa al mille per mille, insomma era una ghiottissima occasione da gol. Anticipo di Diamutene, dalla buona, rientrava dal fuorigioco, si disinteressa dell'azione Bojinov. Cribari. Si propone Belleri, Cribari preferisce l'appoggio su Muntari. Muntari subito, rischia grosso Muntari e perde palla. Babù, poi si lancia all'inseguimento dell'avversario. Ledesma non filtra il pallone, ancora Ledesma, stavolta l'appoggio è per Pinardi, nel frattempo in posizione di fuorigioco, ma l'Udinese continua a commettere errori molto gravi sulla sua tre quarti. Sei giocatori dell'Udinese negli ultimi 25 metri, questa dimostrazione di grande organizzazione, di grande voglia. Avete visto che Muntari, che è stato attaccato, aggredito da due persone, quello che non sono riusciti per adesso a fare. Sei giocatori del Lecce, negli ultimi 25 metri. Fava ha toccato questo pallone, lo ha messo in movimento Di Michele. Di Michele si allarga, cerca spazio per la battuta, rete. Gran gol di Di Michele, il gol del 3-2 al 45esimo. Allora, stranamente stavamo dicendo prima, verticalizzazione da parte dell'Udinese. Sponda, palla di Michele, uno contro uno e grande gol. È questo quello che deve fare l'Udinese. Ed ecco il fischio finale, tra l'altro, dell'arbitro, mentre rivediamo l'azione di Michele che incrocia, la mette proprio sul palo. Niente da fare per Anania, dunque 3-2 alla fine del primo tempo. Non so se ci sono state reazioni particolari, Favale. Zeman ha visto il gol guardando il monitor, perché aspettava che gli facessero il replay del fuorigioco precedente di Pinardi e ha visto il gol guardando il monitor e non ha fatto una piega naturalmente. Lo ha visto dunque in diretta a TV. Dunque andiamo al riposo con 5 reti, un gran bel primo tempo bisogna dire, Agostinelli. Come sempre sì, con Zeman allora, ci si diverte. Sicuramente la stessa sì. Partita del campionato. Sì. Sicuramente. È penalizzante un po' per il Lecce, che meritava qualcosina di più onestamente, però se l'Udinese trova la chiave di come giocare
meglio, con più aggressività con questo Lecce può fare di tutto, perché l'Udinese è un'ottima squadra, è una tra le migliori in Italia. Dunque, appena verticalizzato come nell'ultima azione, sponda di Fava, palla di Michele, ha fatto gol. Quando invece prima gigioneggiava, se posso usare questo termine, sì, nei passaggini, nella poca aggressività, nel possesso palla fine a se stesso, così, credo che andava, il Lecce poteva fare il quarto, il quinto, il sesto gol, non era problema. L'Udinese ha verticalizzato una volta, ha aggredito un uomo e ha fatto due gol.